Buongiorno a tutti, io mi presento, sono Roberto Nardi, medico di medicina generale a Varese e sono stato incaricato stamattina, come potete vedere dall'abbigliamento assolutamente informale, della moderazione di questo incontro del meeting salute che ha un titolo assolutamente di una importanza direi cruciale per quello che è il futuro della nostra nazione, oserei dire. Cronicità, capiamo chi può veramente curare. La cronicità è un esito, se volete, del miglioramento anche della efficacia e dell'efficienza dei nostri sistemi sanitari. Il paziente cronico è un paziente che ha davanti a sé molti anni di malattia e deve essere preso in carico in un'ottica di globalità. Direi che il panel di oggi sia assolutamente corretto per focalizzare quali sono le maggiori problematiche in questo senso e passerei subito la parola a Monica Calamai, che è direttore generale dell'Associazione Welfare della Regione Toscana, per un primo inquadramento della problematica, in quanto penso che lei abbia una visione dall'alto della questione. Sì, grazie. Scusate, correggo, c'è un errore. Non voluto, ma sono direttore generale ma della direzione della regione toscana che si occupa di sanità e welfare, questo per correttezza insomma di inquadramento. Ma io che dirvi, il problema della cronicità ne parlavamo prima, credo sia il problema centrale del nostro tempo e credo che sia veramente un tema centrale da meeting. Questo è non è solo un tema che riguarda esclusivamente il mondo della sanità, ma un tema che globalmente riguarda la nostra società, non solo il nostro paese, ma è il tema, quello che in modo centrale oggi viene affrontato a livello internazionale. Non è un caso, non è un caso che ormai da diversi anni, ahimè dico, perché ci stiamo ripetendo le stesse cose, ma è diventato il tema su cui presta l'attenzione dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, con tutto quello che è l'UOR, i piani, la pianificazione e le azioni a cui tendere a livello dei vari paesi, così come l'Unione Europea, stimolando dei plan action e quindi delle azioni puntuali, non solo all'interno dei vari sistemi sanitari, ma anche all'interno delle altre istituzioni, proprio perché il problema cronicità, non solo in termini di numeri, ma in termini di modalità con cui affrontare questo tipo di problematica, evidentemente richiede un approccio globale e quindi non solo del sistema sanitario in senso stretto o sociosanitario in senso stretto, ma anche di quelle che sono le istituzioni e i contesti ambientali, e quindi chiama in causa delle scelte sui determinanti anche di salute e quindi delle scelte di carattere più globale. I numeri sono sicuramente impressionanti, io vi dico solo i numeri della Toscana. Scusate, ritorno un attimo indietro e dico anche, il tema della cronicità non è lontano da noi, si parla di non una cronicità ma di tante cronicità nell'accezione più ampia. Non so se lo sapete, la nostra Italia nel 2016 ha elaborato un piano cronicità nazionale, individuando in linea di massima quelle che sono le problematiche che portano a cronicità. Si va dall'insufficienza renale per arrivare allo scompenso, tutta la patologia neurodegenerativa che affligge quasi tutte le famiglie, peraltro, ma tutta anche la parte pediatrica. Ha omesso alcuni temi fondamentali che oggi invece fanno parte della cronicità. Pensiamo a tutta la problematica oncologica che oggi porta a cronicità, perché la cronicità ha diverse variabili, no? Può subentrare in modo acuto oppure no, può avere una latenza di molti anni o di pochi anni, può addirittura provocare disabilità in modo imponente oppure avere sintomi sfumati. Quindi, come dire, spesso possiamo anche pensare che qualcuno si ritrova
ad essere un cronico e non lo sa, e quindi con una patologia cronica. Quindi dico, i numeri, vi dicevo, sono sicuramente importanti e impressionanti. Nella sola Toscana, parlando di cronicità e di patologia cronica, con soggetti con una patologia cronica, i numeri sono tutt'altro che banali, cioè i numeri sono, anche nella proiezione, vanno quasi intorno al 1,5 milioni nel 2020, cioè, quindi non è banale. Se parliamo di due comorbidità, i numeri diminuiscono, ma sono ugualmente importanti. Se poi andiamo a toccare chiaramente la cronicità, e quindi con una patologia cronica o due in soggetti anziani o ultra 75 anni, vedete che diminuiscono i numeri, ma sono ugualmente importanti. Quindi voglio dire, diventa sicuramente un tema centrale che deve avere un approccio globale. Allora, non si tratta, nei modelli organizzativi, ogni regione, devo dire, si è proposta dei modelli organizzativi differenziati. Sicuramente quello che ho apprezzato molto della Lombardia, ma come del Veneto, è l'azione che hanno fatto di targeting e di stratificazione della popolazione, cioè la capacità di dire: conosco la mia popolazione in modo puntuale, tanto da sapere di Monica Calamai che patologie ha, oppure se è in apparente situazione di equilibrio, in modo che una volta mappata la popolazione si possa agire o sugli stili di vita per prevenire patologie. Questo diventa determinante, e capire quanti e quali risorse sono da investire su quel target di popolazione, piuttosto che su soggetti con singola o comorbidità, fino ad arrivare a un apice della piramide dove c'è un impegno di risorse importante, perché il soggetto, diciamo così, impegna fortemente il sistema sanitario per lo stato in cui versa in quella fase della vita. Una cosa è certa, e quindi noi come Toscana stiamo riflettendo, è questa: che non si tratta di spostare risorse e persone soprattutto. Non è che io prendo persone, una volta che ho individuato la popolazione cronica, prendo e la sposto dall'ospedale al territorio o dal territorio all'ospedale. Stiamo parlando sempre di più, e abbiamo anche impostato all'interno del piano sociosanitario integrato, perché da noi come regione queste due facce stanno insieme, e in modo imponente questa volta, direi, nel piano sociosanitario che stiamo portando a fine, insomma, speriamo di chiudere entro il 2018. E parliamo di PDTAS, e cioè di percorsi diagnostici, terapeutici, sociali, dove il team è un tutt'uno. Cioè non posso pensare che il mio paziente o vada solo in ospedale o vada sul territorio, ma penso che ci sia per il cittadino un nucleo di base fondamentale, che è rappresentato dal medico di medicina generale, con qualcosa che noi abbiamo ora recentemente strutturato, l'infermiere di comunità barra famiglia, che afferisce alle diverse AFT che andiamo a perfezionare, e che numericamente si modifica a seconda del target di popolazione e del peso specifico delle patologie che quella popolazione ha, e che diventa un tutt'uno con il sociale, con lo psicologo, quindi creando questi nuclei in una continuità con quelli che sono i percorsi all'interno del secondo livello, che è l'ospedale, parlando di follow up, visite specialistiche. E stiamo cominciando ad introdurre, vi dico, anche il concetto di ospedalizzazione, sì, ma sulla patologia cronica e su molte procedure a domicilio del paziente. Quindi, come dire, è chiaro che è uno sforzo impressionante, stiamo cercando anche di mettere a punto tutte le azioni che sono in divenire collegate a questa idea. La stessa gestione delle liste d'attesa, tanto chirurgiche, che hanno connotati particolari, quanto quelle specialistiche, vedono di fondo questa gestione, questo unicum fra territorio ed ospedale, anche quando parliamo di ospedali di alta specialità, dove chiaramente il ruolo è un ruolo sicuramente specifico. Quindi uno sforzo enorme nell'andare a ridisegnare, come dire, il sistema. Credo che a questo siamo
sicuramente chiamati, come è chiamato il cittadino nello stabilire il patto di cura, non a prendersi la responsabilità, permettetemi, se scegliere l'ospedale o il medico di medicina generale, ma a autocurarsi. Quindi c'è un livello di responsabilità e di consapevolezza che il cittadino stesso che entra in questo percorso sicuramente ha necessità di acquisire. Tanto che abbiamo coniato PDTAS, parlando anche di sociale, proprio per questa partita. La Toscana sapete che è organizzata in questi termini con Chronic Care Model, sanità di iniziativa, come dire, non esiste un sistema perfetto, vediamo che questo ha dato alcuni risultati, ma sicuramente non è sufficiente, quindi lo sviluppo futuro è quello che vi sto declinando e che vedrà in pandan con il piano sociosanitario integrato anche l'elaborazione che è in divenire di un piano cronicità regionale. Abbiamo delle esperienze importanti perché sicuramente un altro strumento che diventa potentissimo e utile per gestire questi numeri e al meglio anche, oggi fortunatamente abbiamo molto spinta all'innovazione, e vi porto quindi tre esempi concreti che hanno fatto vedere e dato dei buoni risultati, che rappresentano degli spaccati, quindi delle sperimentazioni di 2-3 anni e che andremo ad estendere a livello complessivamente regionale. Una si tratta di un'app e riguarda una popolazione di pazienti cronici che fanno uso di anticoagulanti orali e quindi siamo andati a rivedere, a studiare tutta la procedura insieme alle associazioni dei pazienti, andando quindi a creare questa app che ormai ha una vita, non so se Andrea gliela vuoi far vedere, andiamo immediatamente lì, che ormai ha una vita di 3 anni e che vede i pazienti che hanno un'età media di 73-74 anni farne un uso importante, semplificando la vita, perché questa ricorda con degli alert la terapia da fare se la terapia non viene fatta, e permette anche un'interconnessione fra quelle che sono i clinici nell'ospedale che hanno in cura il paziente direttamente attraverso l'app e il paziente stesso. Quindi, per dirvi, la tecnoassistenza può essere uno strumento importante. Un altro elemento importante, che è un po' quello che vi dicevo, l'integrazione fra ospedale e territorio, è il progetto CARED che abbiamo sviluppato in una realtà toscana importante ospedaliera con i medici di medicina generale, e riguarda le dimissioni dei pazienti e permette a un numero di medici di medicina generale che hanno aderito a questo progetto 180 di poter accedere direttamente nel momento in cui un loro paziente si ricovera in ospedale a quel reparto, a quella cartella clinica, e comincia chiaramente il medico viene avvisato e comincia questa interazione fra il medico che ha il paziente in quel momento e chi l'ha avuto in cura da sempre, quindi entrando nel merito di quelle che sono le terapie fino ad arrivare ai determinanti finali sulla gestione del paziente alle dimissioni piuttosto che alla lettera di dimissioni. Stanno dando degli importanti risultati. Chiudo, altra esperienza diffusa questa su tutta la Toscana invece è l'Agenzia Ospedale Territorio, dove abbiamo un nucleo di medici di medicina generale, assistenti sociali, quindi un nucleo che teoricamente è sempre stato sul territorio, invece dentro l'ospedale, che fa da raccordo fra ospedale e territorio per le dimissioni difficili, che sono prevalentemente quelle per pazienti cronici o con un disagio sociale particolare. Quindi, come dire, questa è la visione e l'esperienza complessiva che cambia profondamente, e qui chiudo, la relazione del medico e del cittadino, cioè quindi un cittadino consapevole e un cittadino che partecipa a quelle che sono le sue scelte, e pone un altro tema enorme che verrà affrontato domani, dove mi ritrovo sulla tavola rotonda, che è quello delle disposizioni anticipate di trattamento, perché la gestione della cronicità in modo adeguato consente
di poter in modo chiaro dire al soggetto e ai suoi familiari quello che sarà il percorso di quella patologia cronica o di quelle patologie croniche, e consente al cittadino di essere sicuramente più consapevole del percorso e nell'autodeterminare, come dire, il patto di salute ma anche le scelte finali di vita. Bene, io ringrazio Monica Calamai. Nella seconda parte della sua relazione ci ha dato uno spaccato di quelle che possono essere alcune iniziative specifiche della Regione Toscana per quanto riguarda l'assistenza al paziente cronico, quindi la Regione come soggetto che pensa a dei modelli ma poi li applica anche nella pratica e si confronta anche con i risultati. Riprendo due parole invece della sua prima parte che mi hanno colpito, che sono l'accento che ha posto sulla necessità di integrazione tra tutte le varie figure professionali che devono occuparsi dell'assistenza al paziente cronico, ma soprattutto un'altra cosa molto importante che sottolineerei, la necessità di coinvolgere direttamente il paziente in un percorso di autoresponsabilizzazione. Credo che questo sia uno dei pilastri che possono permettere un futuro miglioramento in generale dell'assistenza al paziente cronico. E passerei proprio su questo tema magari a parlare con Marco Trivelli, questa volta non sbaglio, direttore generale dell'ospedale di Niguarda, che è il più grosso ospedale di Milano. Credo che lui ci possa dare invece quella che è la visione dell'ente ospedaliero come organizzazione coinvolta nell'assistenza appunto al paziente cronico. Buongiorno, io vorrei rispondere al tema, al titolo dell'incontro di oggi. Capiamo chi ci può curare quando siamo pazienti cronici. In base all'esperienza, al lavoro di questi anni fatto in Regione Lombardia, in particolare a Niguarda. Chi di voi è lombardo sa che da 3 anni c'è una riforma abbastanza articolata che riguarda tanti aspetti, soprattutto la riorganizzazione del sistema sanitario, ma c'è quello che vorrei mettere in luce oggi, è l'aspetto di cambiamento del servizio per i pazienti. Che cosa ci si aspetta da questa riforma? Cosa ha messo a tema? Ha messo a tema appunto la cura della cronicità, perché anche qua, anche in Regione Lombardia, i numeri sono imponenti. Noi abbiamo circa 3.400.000 pazienti, cittadini, che in qualche modo sono pazienti cronici, circa 1.200.000-1.300.000 con una sola patologia, gli altri con 2 o più patologie, circa 300.000 con più di 4 patologie croniche. E quindi il trattamento di questi pazienti è un problema da un punto di vista di impegno fondamentale, prioritario, crescente poi, l'evoluzione di una crescita di questi numeri delle persone che dobbiamo assistere da un punto di vista di patologia cronica. Il cambiamento che la riforma regionale propone, quale può essere? Cioè, in Regione Lombardia, quando si ha un'assistenza ospedaliera buona, mediamente buona, si ha un'assistenza territoriale variegata nell'ambito del territorio lombardo, tra città di Milano, provincia, montagna, però complessivamente buona, con la presenza di tantissimi soggetti mediamente preparati, che tipo di cambiamento si può veramente auspicare per la sanità in Lombardia? Cioè, che cosa in più si può fare? Quello che in qualche modo la riforma intercetta come bersaglio, come cambiamento possibile, è l'integrazione delle cure per i pazienti cronici. Oggi un paziente cronico, se ha una sola patologia, tendenzialmente ha uno specialista di riferimento; se ha più patologie, con il supporto del suo medico di medicina generale, ma approccia più, magari anche più strutture, più specialisti e più strutture. Ciascuno di questi ha un suo percorso.
quello che può cambiare è il fatto di l'obiettivo che in qualche modo ci si è posti è quello che viene conosciuto in modo diffusivo di comunicazione, continuità ospedale territorio. Per me è più pregnante da un punto di vista di obiettivo gestionale la valutazione multidimensionale dei bisogni clinici assistenziali del paziente. Cioè la riforma, che l'obiettivo che in qualche modo ci siamo posti, che ci è stato posto, è quello di dire una persona che ha più patologie, che può essere curato in ospedale 20 giorni l'anno, ma 340 vive sul territorio, vive a casa sua, o si spera che viva a casa sua, possa vivere a casa sua, non in altre strutture. Quali bisogni complessivi ha da un punto di vista medico, appunto assistenziale, di riabilitazione, magari anche sociale? E questa valutazione complessiva in un orizzonte temporale prolungato, non 15 giorni, quello che può essere l'occhio di un ospedale. L'ospedale vive su 15 giorni, vive su un mese, non può vivere di più. Cioè, l'orizzonte temporale dell'intervento in ospedale è breve, mentre la patologia cronica appunto è cronica, è di tutto l'anno, di tutta la vita, implica, coinvolge la famiglia, coinvolge tantissimi soggetti. Allora l'obiettivo che ci siamo posti è di fare in modo che i 3.400.000 pazienti cronici di Regione Lombardia possano avere nel tempo una capacità di sintesi, cioè che ci sia la capacità da parte del sistema di fare una sintesi di bisogni clinici assistenziali, e quindi avendo fatto una sintesi, avendo fatto un'identificazione dei bisogni, anche una programmazione della risposta. Questo è l'obiettivo. Come si sta traducendo? Si sta traducendo in modo chiaramente graduale, però diciamo che la riforma nei suoi decreti attuativi, ogni riforma ha dei decreti attuativi, lo diceva ieri Garavaglia all'incontro sulla psichiatria, tra la legge quadro di 40 anni fa e il primo piano attuativo della psichiatria sono passati 16 anni, noi siamo stati un pochino più veloci, un anno e mezzo per fare decreti attuativi, però questi decreti attuativi intercettano, sintetizzano questa riforma in tre simboli. Uno è il gestore. Regione dice ci vuole un soggetto curante che sia capace di fare questa sintesi e programmare le attività. E gestore possono essere i medici di medicina generale, le strutture ospedaliere, le strutture riabilitative, chiunque sia un soggetto accreditato per il sistema sanitario. Il secondo punto è il patto di cura, cioè il paziente si deve impegnare, perché curarsi implica anche un impegno del paziente, non è semplicemente un'offerta, un impegno da parte di chi cura, è un rapporto biunivoco. Quindi chi si impegna, il paziente deve firmare un patto di cura con un gestore, scegliere un gestore e dire io mi impegno a stare un anno con te e mi impegno a seguire le indicazioni che tu dai. Il terzo punto, simbolo, è il piano di assistenza individuale, cioè il fatto che il compito del gestore insieme al paziente è quello di dire, questo è il primo passaggio, qual è l'insieme dei bisogni ambulatoriali. Non abbiamo visto tutto subito, abbiamo visto per adesso, stiamo intercettando i bisogni di prestazioni ambulatoriali dei prossimi 12 mesi. Siamo partiti a gennaio di quest'anno proponendo i patti di cura. Su un'attesa di 3.400.000 abitanti, chi ha sottoscritto il patto di cura è un numero esiguo. Quindi la partenza di questa riforma in questo momento è veramente poco, da un punto di vista numerico, poco riuscita. Non solo i pazienti non hanno firmato per adesso i patti di cura in modo sostanziale, anche i gestori stanno facendo molta fatica, innanzitutto Niguarda, ma tutte le strutture ospedaliere, a fare i cosiddetti PAI. Per cui il numero di PAI prodotti è veramente esiguo, cioè i piani di assistenza individuali. Sono passati 6 mesi, 7 mesi. Non è un orizzonte temporale grande. Però l'attesa era di un impatto diverso. Le difficoltà che abbiamo sono di due tipi, alcune di natura tattica. Abbiamo sbagliato alcune cose tattiche, la comunicazione, che cos'è il patto di cura, la stratificazione. La stratificazione è dal punto di vista clinico perfetta. Abbiamo classificato i pazienti in 72 patologie tipo, 62 patologie tipo e 3 livelli di complessità, quindi circa 180 caselle. E ognuno di noi è inquadrato, secondo me, correttamente. Dopodiché, però, questo inquadramento è in termini, questo è tecnico, più da tecnici,
è un inquadramento in termini di consumi, non di patologia prevalente. Cioè, quando si chiama un paziente diabetico, non è perché il diabete sia la malattia più grave in quel momento, ma perché è quella che consuma di più in termini di prestazioni. Però questa è una parte tecnica che abbandono. Ci sono però anche alcuni errori di fondo. Ci siamo accorti che i pazienti non accettano di scegliere un gestore. Sono attaccati... Un paziente che è malato, cronico, nella sua vita, nel corso di un anno, incontra tanti specialisti. Una persona che non ha firmato il patto di cura, pur essendo un fedelissimo di Niguarda, non ha firmato il patto di cura con noi. Un paziente, faccio un esempio, noi abbiamo circa 180.000 pazienti l'anno, vediamo, 44.000 secondo noi sono molto fedeli a Niguarda, cioè vengono sistematicamente a Niguarda per curarsi. Alcuni invece vengono una volta all'anno per fare un controllo, per fare una visita, per fare un intervento particolare, ma sono persone che magari vengono da fuori regione, da fuori Milano, vengono una volta e hanno lo specialista di riferimento, ma si curano da altre parti. 44.000 vengono da noi. Faccio l'esempio di uno, paziente con trapianto di rene fatto qualche anno fa, una patologia pancreatica importante. Lui dice: io non firmo con Niguarda, perché io non firmo con il medico, con il nefrologo? Perché io ho bisogno di incontrare il nefrologo, ho bisogno di incontrare il medico del pancreas, ho bisogno di incontrare il mio medico di medicina generale per alcuni altri problemi che durante l'anno posso avere, perché mi fa le ricette più velocemente che Niguarda, non posso venire a Niguarda a fare le ricette. Per cui le sue facce, incontra tante facce, incontra ogni tanto, ha avuto bisogno di un'assistenza domiciliare, si è affezionato all'infermiere che va a casa sua, si è legato all'infermiere che va a casa sua, incontra tante facce. Io un gestore solo non lo voglio, io queste facce le voglio tutte, io per essere curato le voglio tutte, quindi a me va bene così. Cioè, mi va bene venire a Niguarda, incontrare da una parte il nefrologo, da una parte il medico che mi segue il pancreas, mi sta bene andare dal mio medico di medicina generale a Milano, mi sta bene avere la cooperativa che viene a casa mia ogni tanto, con cui faccio certi trattamenti in certi momenti, non firmo il patto di cura con Niguarda. Quindi il paziente non chiede di scegliere più facce. L'altra crisi è sul fronte professionale. I medici si sono rivoltati su questa riforma, per usare una parola troppo esplicita. Hanno avuto difficoltà ad accettare la riforma, sia gli ospedalieri che i medici di medicina generale, che gli altri soggetti. I medici di medicina generale perché si sentono giustamente espropriati di un compito, che è quello di seguire il paziente per intero. Gli ospedalieri perché non se la sentono di fare la sintesi. Cioè, un medico nefrologo non si mette a dire cosa serve per il pancreas di questo paziente. Chiamiamolo Francesco. Di Francesco non si impegnano a dire, magari parlano con il medico che segue il pancreas, ma non arrivano a suggerire. Mentre invece il gestore come obiettivo avrebbe quello di fare la sintesi, quindi di dire tutto del paziente. Questo compito di sintesi lo specialista non lo fa, lo specialista si muove con sicurezza nel suo ambito. Allora, quello che emerge da questa esperienza, di questi mesi, ma diciamo di questi anni, del dibattito, è che quello che deve curare è un gruppo di persone. La Enoch, che è il presidente del Bambin Gesù, domenica all'intervento generale ha detto: mi sono affezionata al Bambin Gesù, all'inizio ho fatto fatica a starci, ma poi mi sono affezionata quando mi sono accorto che era una comunità. Cioè, c'era un gruppo di persone che si impegnava a curare insieme i pazienti, i bambini. In un ospedale questa comunità forse è più facilmente visibile, perché c'è un'unità di luogo e dove c'è un valore medico, c'è un'attenzione al paziente, il paziente attira e fa coagulare le competenze. Sul lungo periodo questa capacità di fare comunità tra soggetti diversi è molto difficile, soprattutto quando c'è distanza. Quello che forse non abbiamo trovato, io penso che siamo come Cristoforo Colombo, non abbiamo trovato quello che cercavamo. Noi cercavamo l'America, le Indie, Colombo cercava le Indie e ha trovato l'America. Noi cercavamo una cosa grande e ci siamo accorti che il gestore unico è eccessivo, non va bene, ci sono tante fatti. Il medico medicina generale è una figura fondamentale, la riforma era nata con una diffidenza verso MMG,
L'MMG è importante per stare, ma non è sufficiente. Non è sufficiente il medico ospedaliero, non è sufficiente lo specialista ambulatoriale del territorio. Bisogna riuscire a lavorare in comunità. Questo è un ideale, mi fermo qua, però questo è un ideale che io voglio perseguire. Io ho scoperto, cioè io sono sicuro che per curare un paziente il fatto di mettere insieme più specialisti e medico di medicina generale insieme sia un vantaggio. Tecnicamente e organizzativamente è difficilissimo da fare, ma questa difficoltà non ci può rallentare. Quando si vede una possibilità di bene bisogna perseguirla. E su questo il lavoro, poi se c'è una seconda possibilità dico come si può fare questo. Ringrazio Marco che aveva un compito sicuramente difficile, perché occuparsi di cronicità con una struttura complessa come mettere su questa pista, diciamo, di lavoro un ospedale che normalmente lavora per acuti, per problemi acuti, è sicuramente una cosa difficile. Io ho davanti a me alcuni dati del tutto preliminari che vengono dalla Regione Lombardia, dalla Direzione Generale della Regione Lombardia, che è equivalente a quella che dirige Manga Calamai, da cui risulta che a maggio 2018 comunque su un 100% di piani di assistenza redatti, circa il 90% sono stati redatti da medici in medicina generale variamente associati, poi magari se c'è tempo ne parliamo, solo circa il 10% sono stati fatti dagli ospedali pubblici. Questo non lo dico con spirito polemico, secondo me è esattamente l'altra faccia di quello che diceva Marco nella conclusione del suo intervento, che ci vuole una comunità che in questo momento probabilmente il paziente tende a vedere il medico di medicina generale perché è comunque una faccia che ha davanti ed è di riferimento. Questo probabilmente è quello che è stato forse messo un po' tra parentesi dalla riforma della Regione Lombardia. Io direi a questo punto, per andare avanti nella nostra chiacchierata, ce la possiamo giocare, diciamo, tra clinici, visto che io faccio il medico di medicina generale, a fianco di me c'è Carlo Nozzoli, che è stato dirigente della Federazione dei Dirigenti Ospedalieri Internisti Italiani e attualmente dirige il reparto di emergenza urgenza dell'ospedale di Careggi, e dall'altra parte abbiamo Cosimo Ciccia, che è invece un membro dell'Ordine Nazionale degli Infermieri Professionali. Quindi direi che a questo punto sta un po' a noi rispondere alla domanda del titolo di questo incontro. Vediamo quali sono le nostre esperienze nell'assistenza al cronico. Buongiorno a tutti. Io porterò un punto di vista, diciamo, clinico e anche alcune riflessioni sul tema. Ovviamente non sono io un esperto di organizzazione sanitaria, quindi lascio poi a chi più di me sa, però io vorrei partire da un caso che fece scalpore in America, vabbè, un sistema sanitario diverso, in cui però finì sul New York Times questo caso, che è un po' paradigmatico perché è una signora di 78 anni, quindi una persona anziana, il quale ha un grave malore nel suo appartamento. Come vedete è una paziente, una cittadina che ha diverse malattie croniche nella sua, diciamo, anamnesi, nella sua storia, e numerosi farmaci stava prendendo, i quali, come vedremo, questi farmaci messi insieme in realtà costituivano un sommarsi di effetti negativi tanto da provocare una condizione di grave rischio emorragico e da portare questa signora a svenirsi, perché gli era venuta una bella ulcera allo stomaco che aveva sanguinato. E naturalmente cosa era successo? Che la signora aveva consultato tutta una serie di specialisti, indipendentemente l'uno dall'altro, era un po' quello che prima il direttore generale di guardia in fondo diceva, indipendentemente l'uno dall'altro, il quale ognuno aveva messo il suo pezzettino. E questo però aveva creato questo cocktail, come dice appunto il the poisonous cocktail, il cocktail velenoso, per cui la signora fu consigliato che cosa quando si è dimessa? Fu consigliato, qui c'è scritto di contattare un internista, per gli americani voleva dire un medico che vedesse globalmente la paziente, da noi può essere il medico di medicina generale, anzi deve essere, premetto subito, il medico generale,
ma dal punto di vista ospedaliero sicuramente è un internista, cioè qualcuno che globalmente affronti il problema. Perché? Perché abbiamo pazienti sempre più anziani, e l'abbiamo detto, perché in Europa, dopo la Germania, per una volta siamo forse messi un pochino meglio, abbiamo un indice di dipendenza degli anziani che è comunque il secondo in Europa, perché gli anziani hanno molte malattie croniche. Io affronterò questo aspetto soprattutto. Purtroppo è facile affrontare la singola malattia cronica. Il PDTA è l'esempio tipico. Il problema è quando se ne somma più di una, perché allora non è semplice. Vedete che negli anziani, non solo, ma una parte rilevante degli anziani nostri cronici non sono in buona salute, cioè nel senso, in realtà non stanno bene. Allora non solo si somma il problema, se uno è ricco o povero, bisogna dirselo, perché ci sono studi che dimostrano che se ho il diabete o la pressione alta, se sono povero ho un rischio di molto più alto che se sono ricco. E quindi, detto in maniera un pochino, diciamo così, semplice, però è vero, quindi anche la condizione socio-economica influisce. E poi i costi, perché? Perché se un malato è cronico, cosa gli capita nel suo percorso di malattia? Di riacutizzarsi. E cosa fa quando si riacutizza? Va in ospedale. E quindi i costi dell'ospedalizzazione incidono, non sono i soli per carità, però incidono in maniera rilevante, come si vede per esempio qui sui costi della gestione. E allora come si approccia il problema? Prendiamo un'altra paziente, una donna di 74 anni. È una donna che è di una minoranza etnica, come abbiamo nel nostro paese, scarsa conoscenza della lingua, che ha un marito a casa che ha un ictus, che ha una depressione, un diabete e la pressione alta. Allora, come si può approcciare questa? Se la signora mi va dallo psichiatra, per lo psichiatra quale sarà la cosa importante? La depressione. Cioè, per lui il diabete e la pressione alta sono delle, come si dice, comorbidità, cioè delle malattie che accompagnano il suo problema. Ma se noi l'approccio lo si vede da parte del medico di medicina generale, lui sa benissimo che questo è un paziente affetto da multimorbidità. Quindi non, si cambia concetto, poi non solo, donna, 74 anni, polifarmacoterapia perché piglia diversi farmaci, quindi ha un certo carico, come si dice, di malattia. Ma poi non, lei c'ha un altro problema, che c'ha anche da fare da caregiver al marito che ha avuto l'ictus. Cioè cosa andiamo a dire noi? Che purtroppo spesso la cronicità si accompagna alla complessità. Che cosa vuol dire la complessità? Vuol dire che uno non ha solo una malattia cronica, ma ha condizioni socio-familiari, economici, ambientali, di accessibilità alle cure, per cui non è solo malato cronico, ma è un malato complesso. È vero che questi, come ci diceva il direttore generale, sono una quota non certo maggioritaria, però sono una quota, ecco, sono una quota rilevante. E allora a questo punto il problema è che sostanzialmente il problema nostro clinico è prevenire le riacutizzazioni di un malato cronico. E prevenire le riacutizzazioni ci sono due aspetti fondamentali. Uno è clinico, cioè noi i nostri pazienti bisogna essere appropriati e seguire anche delle linee guida per curarli. Cioè voglio dire, se ci sono dei farmaci che dimostrano che lo scompenso cardiaco si può prevenire la riospedalizzazione, quindi la riacutizzazione, e bisogna che li prenda questo paziente. Ma bisogna sia intanto trattato da chi è competente, quindi cioè da un medico che però stia attento a questo, che sia, si autocuri, perché l'autocura è importante, cioè autocura vuol dire che sia convinto della cura che deve fare, e poi ci vuole l'organizzazione, le reti ed i percorsi. Vabbè, questo è un esempio, ma io ora non mi voglio occupare di questo. Questo è un esempio di rete, cioè la rete vuol dire l'integrazione, tutti parliamo di integrazione, ospedale, territorio, medico di medicina generale, e qui ci si può mettere tutto. L'ospedale può contribuire in varia maniera, per esempio da noi uno strumento che ha una valenza importante nell'integrazione con i medici di medicina generale è il day service multidisciplinare, perché state attenti, non voglio che esca di qui il messaggio che il medico di medicina generale o l'internista ospedaliero curano tutto loro, e dice gli specialisti non servono più a niente. Ci mancherebbe altro, gli specialisti sono fondamentali, ma per come sono i pazienti oggi ci vuole una guida, un coordinatore, qualcuno che mette insieme, perché sennò poi il paziente ha dei danni. Vabbè, queste sono dal piano nazionale della cronicità alla presa. Ecco, mi interessa però che noi parliamo giustamente di selezione
e di presa in carico. Poi bisogna, ovviamente, la parte forse più difficile è quella fase 3, perché poi è la fase della gestione. Noi abbiamo fatto anche anni fa delle esperienze, per esempio sullo scompenso cardiaco, ospedale, territorio, cartella informatizzata comune tra il medico di medicina generale e lo specialista ospedaliero, ma si sa dalla letteratura, hanno dimostrato che il paziente si ricovera meno e sta meglio, e quindi questo è un dato conosciuto, ma quando si deve applicare in larga scala diventa difficile, cioè finché sono piccoli numeri, pochi medici di medicina generale, e diventa più difficile quando si deve allargare. Questa è in Francia, ma lasciamo fare, andiamo avanti. Anche loro hanno visto che, insomma, se si va a seguire i pazienti, se si va anche a mettere delle monitorizzazioni, state attenti, non in senso anche di telemedicina, ma anche semplicemente di seguire il paziente con uno scompenso attraverso il peso, attraverso la misurazione della pressione, della frequenza cardiaca, ci sono i segni di allarme. Cioè un paziente da cronico diventa acuto, ma raramente diventa acuto in poche ore. Lo diventa se gli viene un infarto o se gli viene un ictus, ma se si riacutizza la sua malattia lo fa nel giro quantomeno di qualche giorno. E allora, medicina della complessità, l'abbiamo detto, andiamo alle conclusioni. Le conclusioni sono sostanzialmente rispondendo a due domande. Chi ci può curare veramente? Allora, quali sono? Io dico da un punto di vista professionale. Ovviamente il medico di medicina generale, cioè io dico il medico di medicina generale deve diventare quello che tira il treno, la locomotiva della cronicità, e ne ha, a mio avviso, tutte le caratteristiche e tutte le competenze. Questo avviene, ma avviene molto, perlomeno per la mia esperienza toscana, molto a macchia di leopardo e molto in maniera, diciamo, irregolare. L'infermiere, io ho scritto qui del territorio, non entro ovviamente, ma anche quello dell'ospedale, cioè l'infermiere è un'altra figura centrale, finora non ne abbiamo parlato, ma c'è il collega e ne parlerà. Gli specialisti ospedalieri, fra cui l'internista, anche il geriatra, vi ricordo, ha un ruolo, perché la valutazione multidimensionale ce l'hanno insegnata i geriatri, è fondamentale, cioè vuol dire capire se il nostro anziano cronico in tutte le sue attività si esplora tutte le sue capacità di vita quotidiana, perché ricordiamoci, scusate, qualche volta i nostri malati cronici anziani non sempre hanno bisogno di tante medicine, ma qualche volta hanno bisogno di certe necessità che migliorano la loro qualità di vita e che spesso sono non solo sanitarie, ma spesso anche sociali. E infine, dove ci dobbiamo curare? Questo non fa parte della domanda. Allora, cominciamo a riflettere, a ragionare se ci si può curare. Certo, in fase di stabilità ci si può curare in parte con le strutture ambulatoriali multidisciplinari, sia territoriali che ospedaliere. Questo dipende dall'esperienza, la Lombardia, l'esperienza dei gestori, cioè non è quello importante. E però forse anche a domicilio, perché il cronico deve essere seguito anche a domicilio. Perché ormai, io qui faccio sempre una polemica, non è verso il medico di medicina generale, ma ormai a domicilio sembra che non si possa fare più nulla. Non si fa più niente, c'è un tempo, addirittura siamo passati dal medico di medicina generale, che io ricordo veniva a casa a mezzanotte dalla mamma della mia suocera a drenargli un ascesso gluteo successivo a una puntura intramuscolare, e lo drenava a casa. Siamo passati che a casa quasi quasi non si cura più nemmeno la febbre, ma non è una polemica verso il medico di medicina generale, è la cultura che però ci ha portato, secondo me, troppo in eccesso. La fase di riacutizzazione, cominciamo a pensare che nei casi lievi si possa fare anche a casa, un team multidisciplinare, multiprofessionale, che va a vedere il paziente a casa, che gli fa delle cure, c'è bisogno di fare qualche flebo, c'è bisogno di fare due fiale di diuretico, si possono fare. Oggi si può fare gli esami a domicilio, c'è la teleradiologia, vanno a casa col pulmino, molto discusso questo aspetto, però si fa si può fare, ovviamente in ospedale si manda i casi più gravi. Grazie. Grazie a Carlo Nozzoli, che direi ha fornito degli spunti molto interessanti su cui magari ritornerò poi in chiusura, e passerei senz'altro la parola e il microfono ovviamente a Cosimo Ciccia per vedere quale può essere il ruolo dell'infermiere professionale nell'assistenza al paziente cronico. Piccola premessa, non esiste più l'infermiere professionale, esiste l'infermiere con le sue competenze e con le sue conoscenze.
Intanto io sono d'accordo con quello che ha detto prima lei. La cronicità va affrontata in maniera globale e se non lo facciamo in maniera seria, probabilmente non ne verremo mai fuori. Sono cambiati i bisogni di salute, oggi c'è un'altra necessità. E da quello che ho sentito oggi, la prima necessità è quella di fare rete tra i professionisti della sanità, perché continuo a sentire del medico di medicina generale, dello specialista, dell'infermiere, molto probabilmente c'è bisogno di fare rete prima tra i professionisti della sanità, poi con i pazienti, con le istituzioni, con le associazioni, c'è bisogno di fare questo. Guardate, noi abbiamo fatto delle proposte molto ma molto serie e concrete, perché siamo diventati il terminale delle lamentele. Le nostre proposte sono quelle dell'ospedale di comunità, a gestione infermieristica, dell'infermiere di famiglia. Visto che parliamo di pluripatologie, una volta fatta la diagnosi, chi se ne può prendere in carico se non l'infermiere? Molto probabilmente non c'è bisogno di investire con altri fondi nella sanità, vanno utilizzate nel migliore dei modi. Parlo di un'esperienza che è venuta da noi in provincia di Salerno. Sapete che c'è un territorio dove non c'è nemmeno la guardia medica. Che cosa abbiamo fatto noi come ordine provinciale? Siamo andati dai sindaci, li abbiamo messi insieme tramite il loro piano di zona, così quell'integrazione sociosanitaria finalmente avviene, e abbiamo offerto di aprire degli ambulatori infermieristici dove il comune segnalava i casi bisognosi, l'infermiere se ne prendeva carico in maniera gratuita. Abbiamo fatto anche questo, abbiamo fatto. Stiamo occupando quei posti alla regione dove si decide, perché è importante questo, la figura infermieristica va presa in considerazione per le proposte che fa. Molto probabilmente nei piani sanitari regionali possiamo dire la nostra, proprio per quelle competenze e quelle conoscenze che le dicevo prima. E ancora oggi sento parlare di carenza dei medici, da qua ai prossimi 10 anni probabilmente non ci si potrà curare più perché non ci saranno più medici di base. Sono cambiate le competenze. Oggi probabilmente c'è qualche medico che fa quello che dovrebbero fare gli infermieri e c'è qualcuno che altre professioni della sanità che pensa di sostituirci. Io dico che ognuno deve avere il proprio ruolo. Se facciamo questo, facciamo un servizio prima ai cittadini e poi anche al sistema salute. Dall'ultimo report presentato da Cittadinanza Attiva è venuto fuori che il punto di riferimento del paziente è l'infermiere. Sarà un caso? Allora stanno cambiando i bisogni di salute. Noi siamo disponibili a raccogliere questa sfida. Gli oltre 400.000 infermieri in Italia sono pronti a raccogliere questa sfida. Io ringrazio Cosimo Ciccio anche per la brevità dell'intervento, che comunque ha messo in luce alcune questioni importanti. Diciamo che forse si sente meglio. Sì, pronto? Sì. Alcune questioni importanti. Non ultima quella della scarsità di risorse professionali a cui ci avviamo probabilmente a dover rispondere nei prossimi anni. Questo, a mio parere, pone ulteriormente l'accento e la necessità per intanto ognuno, come diceva Cosimo, faccia le cose che deve fare, ognuno di noi ha un ruolo e ognuno di noi deve uscire probabilmente da quella che è la sua abitudine professionale. Io parlo come medico di medicina generale che lavoro da 40 anni in un certo modo, però mi rendo perfettamente conto, essendo coinvolto nel progetto cronicità che ha descritto prima Trivelli, che non è sufficiente che io stia dietro la mia scrivania anche magari 12 ore al giorno, come mi capita di fare certe volte, perché l'assistenza alla cronicità richiede altre
tipi di competenze, e una di queste competenze a mio parere è proprio la capacità di dialogare con i professionisti laddove essi siano disponibili anche loro al dialogo, perché secondo me la base è esattamente questa, cioè non c'è quello più bravo, quello meno bravo, ognuno ha un suo ruolo, come giustamente faceva vedere anche Carlo nelle sue interessanti diapositive di prima. In più di questo potrebbero esserci anche magari delle utilità che possono aiutarci. Immagino per esempio la tecnologia potrebbe essere un importante strumento per promuovere la comunicazione tra specialisti e tra infermieri, tra medici e medicina in generale, che spesso sono molto impegnati e quindi fanno fatica magari anche a trovare dei punti in cui possono vedersi fisicamente. Questo significa una volta di più cambiare ancora mentalità. Io mi ricordo 5-6 anni fa di aver parlato con un primario chirurgo che era disponibile a dire a voi medici e medicina in generale ditemi cosa avete bisogno eccetera. Io mi sono limitato a dirgli guarda che se ci fosse un tuo specializzando che magari tutte le mattine apre il computer e risponde alle mie mail, questo potrebbe essere un significativo passo avanti nella gestione, nella cogestione dei pazienti. Purtroppo lo specializzando non c'era e quindi non abbiamo fatto niente. Questi sono dei piccoli esempi che comunque portano a dire che probabilmente ognuno di noi deve cambiare mentalità, e ci sono sicuramente delle situazioni magari più favorevoli. Credo che per esempio la situazione in Lombardia da questo punto di vista ci stia un po' mettendo con le spalle al muro, perché ospedale, medici del territorio, infermieri sono comunque confrontati con dei numeri che sono stati ben definiti dalla regione, e quindi a questo punto siamo obbligati a dare dei risultati, naturalmente coi tempi e coi modi. Come diceva Trivelli prima, magari non ci vorranno 15 anni, però 2 o 3 anni sicuramente, però io confido che questo si possa fare. Magari in un prossimo incontro potremo venire qui parlando più di esperienze che di modelli. Con questo io direi che siamo giunti alle 13:30 e quindi probabilmente anche arrivano magari anche delle domande da parte del pubblico, cui possiamo cedere brevemente il microfono. Buongiorno, si sente? Allora, sono un infermiere, quindi un po' tiro l'acqua al mio mulino, però una considerazione che nasce anche perché ho curato il mio papà a 18 anni, quindi mi ricordo bene quali erano i problemi che ho avuto. Tu hai bisogno di sentire la home che ti manca, cioè tu hai bisogno di sapere che in quel posto lì c'è una persona che risponde al tuo bisogno, la home. L'altra cosa, eh? Sì, home, non si capisce? Ah, scusa, la home intesa la casa, quel luogo dove trovi tutto quello che ti serve, gli affetti, le risposte, le domande, le risposte. La seconda cosa che volevo evidenziare, la carenza di questi dati che ci hanno fatto vedere, è mancato fortemente l'aggancio comunicativo. I pazienti che io vedo in ospedale non sanno niente, cioè cos'è questa roba, non lo sanno. I miei inquilini che vedo nell'ascensore mi torturano, perché pensano che il patto di cura è l'assicurazione che devono pagarsi per la vecchiaia. E allora mi chiedono, quanto devo pagare? A cosa serve? E io passo il viaggio in ascensore così, capito? Dando queste spiegazioni. Allora, mi permetterei di vedere le cose in questo modo. Il medico di famiglia è il punto strategico, ma deve cambiare il luogo del medico di famiglia, perché il medico di famiglia sta chiuso dietro la porta. Io vedo uscire ste marionette con le ricette, non hanno capito niente, quindi hanno bisogno attorno di gente che si siede, parla e spiega che problema hai, e questo va a supporto della sua posizione. Mi sono spiegata? Credo di averlo detto prima. No, ma
lo dico non per lei, lo dico come immagino io tra 20 anni che sarò vecchia, vorrei trovare qualcuno che si siede, mi guarda i miei, e risponde ai miei occhi e mi parla, mi racconta. Ma guarda, guardi, ha detto delle... cioè nessuno si deve sentire offeso, ma ha detto delle grandi verità, ha detto delle grandi verità. E guardi, a me è colpito tanto quando facevo il direttore per l'appunto a Careggi, che è uno dei più grandi ospedali italiani, no? Chiaramente quello toscano, in Toscana lo è, ma anche in Italia. Ma mi colpì molto perché un geriatra, cardiologo, mi dette la tesi di un ragazzo, mi colpì per due ordini di cose, perché tutta la gestione del paziente terminale era prevalentemente terminale, comunque cronico in fase avanzata, era in ospedale, e c'era un accanimento che francamente veniva somministrata, trattamenti anche spinti anche il giorno prima del decesso. Chiaramente quella non era home, come lei ha definito. Quindi abbiamo ragionato e è partita tutta uno studio, quindi con dei numeri sui pazienti, e la maggior parte dei pazienti che sono cronici nella loro cronicità e nella loro, perché ci sono tante fasi poi di cronicità, no? Dove al di là del nucleo centrale che segue poi può prevalere uno o l'altra figura, che talvolta può essere l'assistente, per questo non può essere uno specialista, non è, e la multidimensionalità è fondamentale, perché a seconda delle fasi prevale l'uno o prevale l'altro, ma sicuramente una cosa è vera, che la gente quando può manifestare questo vuol stare a casa. Allora noi non possiamo trattare i pazienti e il cittadino come un pacco, e lei ne ha dato una rappresentazione chiara, quindi il cittadino e il rapporto, ma le norme che oggi sono uscite, perché guardate la 219 è una grande dimostrazione di profondità, è una rivoluzione, non so se noi l'abbiamo capito abbastanza, quando vi citavo che nel momento in cui a un paziente, ma anche a un bambino, facciamo diagnosi di una patologia cronica, dobbiamo, come dire, prospettargli l'intero piano di quella che sarà la sua vita e il suo percorso, a lui o ai genitori o ai familiari. Questo ci impone che non possiamo trattare la gente come dei pacchi, ci impone di rivedere ognuno senza la prevalenza, quello che siamo come sistema sanitario pubblico. Oltre tutto ciò ci stanno bypassando gli altri, c'è carenza dei medici, ma ci sono dei colossi da Amazon in poi che stanno entrando violentemente sul mercato della sanità oggi in altri paesi, domani all'altro da noi, e che stanno modificando completamente quello che è il modo di gestire la salute. Credo che vada ripresa la dimensione di relazione con il cittadino, che è patto di cura, quello è patto di cura, mica fargli firmare un foglio. Cioè il cittadino, perché dobbiamo metterlo di fronte a dover firmare un piano di cura dove lui deve responsabilizzarsi? Lo posso comprendere, deve capire che è parte attiva di quel percorso di salute, ma perché dobbiamo mettere la scelta di uno specialista piuttosto che di un altro? Questo lo trovo profondamente ingiusto, non spetta a lui. Lui ha un team multidisciplinare con un nucleo di fondo che lo governa, con delle alternanze a seconda del fabbisogno prevalente che ha in quel momento, e deve essere un cittadino informato, e l'informazione gliela dobbiamo dare noi. Nella 219 si parla di momento in cui si informa, altrimenti si vanifica il consenso, si vanifica la DAT, si vanifica il patto di cura. Cosa vuol dire informare un cittadino? Che deve essere un cittadino consapevole. Il nostro rapporto è cambiato, deve cambiare, e deve cambiare l'intero sistema. Quindi non c'è che è meglio l'infermiere, ognuno ha un ruolo. E se non capiamo questo, che la multidimensionalità è questo, che si deve tradurre poi in un'operatività che non ha dei valori assoluti, quindi io, insomma, non ci sono dei modelli meravigliosi, dei modelli, c'è un monitoraggio, ma ci deve essere uno sforzo comune, questo assolutamente sì, anche nel
formare e informare il cittadino, perché noi formiamo gli operatori, formiamo chiunque e non formiamo il cittadino. Questo deve cambiare il rapporto e la relazione con la popolazione, che non è una popolazione acefala, lo pretende. Oggi peraltro ha tutti gli strumenti per pretenderlo. Ringrazio Monica per questo appassionato intervento, di cui condivido il contenuto. Non so se ci sono altre domande da parte del pubblico. Io volevo solo lanciare un messaggio di speranza. Io sono in una regione, l'Emilia-Romagna, che sta lavorando molto per il territorio. Sono un medico di famiglia e in questi anni, in questi 15 anni, abbiamo cambiato completamente il setting di lavoro. Eravamo da soli, ora siamo in casa della salute. Nel mio caso siamo in 8 medici di medicina generale, abbiamo le infermiere nella casa della salute e quelle che vanno sul territorio. Siamo in team con gli specialisti e abbiamo iniziato l'integrazione con l'ospedale. Questi sono processi difficili, però le due condizioni sono l'iniziativa, l'entusiasmo, per comprendere che lavorare insieme è un valore enorme, perché impari a lavorare diversamente, impari dall'altro. Il paziente si accorge di questo, perché si sente seguito in modo più completo e umanamente si cresce. Quindi adesso sembra tutto più difficile, in realtà è molto semplice, perché per esempio la nostra regione ci ha dato da anni a disposizione una un'informativa sui pazienti più a rischio, che sono tutti quelli delle pluripatologie. Lavorare su questi pazienti e fare un piano di intervento, non un piano sulla patologia ma su tutte le loro patologie, sulla persona, ci sembrava un'impresa difficilissima. Ebbene, è diventata semplice e siamo riusciti a farla con i colleghi ospedalieri. In questo modo, voglio dire, il paziente non è più l'oggetto delle cure, ma è soggetto, insieme a noi, di un'iniziativa che bisogna condividere, perché poi, voglio dire, loro sono i primi a chiedere di condividere questa cosa, perché si devono sentire esattamente come noi dentro in una battaglia che sicuramente vinceremo. Quindi non ci scoraggiamo, abbiamo sistemi diversi ma ci andiamo in fondo, perché stiamo facendo la cosa giusta. Il sistema territoriale italiano è modello per tutta l'Europa e forse anche per il mondo. Sono un medico dalla Lombardia, ho una domanda per chiunque di voi voglia rispondere sulla discrepanza territoriale. Hanno parlato qui la Toscana, la Lombardia e l'Emilia, non rappresentano il gold standard purtroppo di un paese che mirerebbe ad avere dei gold standard differenti. La Casa della Salute è un'esperienza emiliana non replicabile in molte altre regioni, sebbene un ottimo esempio. Il piano cronicità Lombardia funziona in una regione di 10 milioni di abitanti, non funziona in Toscana, che è una regione di micro paesini molto diffusi sul territorio, che hanno quindi un aspetto anche geografico diverso. Mi piacerebbe che parlassimo di questa meravigliosa interazione con i medici di famiglia in Basilicata, in Calabria, in Puglia, dove i pazienti sono soli e quindi il lavoro di connessione nella cronicità normalmente viene fatto dalla famiglia, e questa cosa qua francamente non viene risolta. In un dibattito culturale politico, secondo me, in cui va di moda adesso parlare di nazionalizzare, a me piacerebbe che in una sanità federalista ci fossero dei sistemi di controllo almeno per garantire il minimo di gestione comune in tutte le regioni. Non c'è questo minimo, perché è chiaro che qui abbiamo un esempio di regioni che hanno un funzionamento. Se avessimo il Veneto, il Trentino, la Valle d'Aosta, tolgo il Piemonte, la Liguria, io sono in un osservatorio che guarda la cronicità in Italia, quindi posso dire che le regioni funzionano in maniera molto diversa
e purtroppo non bene, funzionano abbastanza male sulla cronicità, e i primi da mettere sotto a un sistema di controllo nazionale regolato sono i medici di famiglia, con un sistema per cui voi in Emilia Romagna avete fatto le case della salute e forse siete anche riusciti a farle, però ci siete riusciti solo voi e neanche in tutte le province. E quindi secondo me sarebbe molto interessante che qualcuno mi dicesse come secondo voi questa cronicità, che è un fatto, cioè le persone invecchiano, hanno più malattie, la affrontiamo per esempio, che ne so, ad Avellino, oppure a Matera, cioè come la affrontiamo in altri posti che non godono dello stesso benessere organizzativo di altre. Così, giusto per... Io riprendo il punto che volevo in qualche modo affermare come, come componente, diciamo, della medicina di oggi, quindi indipendente dalla situazione geografica. Oggi curare un paziente, in particolare un paziente cronico, non può essere, è un compito che non può essere svolto da una sola figura, a prescindere dall'organizzazione, dal contesto sanitario in cui si è, è per forza un'operazione che riguarda più soggetti, se vogliamo curare bene, perché sia ad Avellino che a Milano che in Trentino bisognerebbe riuscire ad avere le competenze specialistiche adeguate per le diverse patologie e poi dappertutto una capacità di sintesi e di prossimità, come diceva l'intervento dell'infermiere Barbara Lanzarin. La prossimità anche, quindi è un mix di competenze. Poi ogni contesto ha le sue condizioni organizzative, dove c'è l'associazionismo, dove c'è la famiglia, dove c'è una rete ospedaliera forte, dove c'è una rete ambulatoriale forte. Bisogna lasciare grandissima... Però il punto da centrare è che non c'è più nessuno sufficiente, mentre invece proprio è la componente medica, quella medicina generale o medicina ospedaliera, che ritiene la propria posizione in qualche modo prioritaria e ritiene il punto da vincere culturalmente e ritiene non necessario codecidere sul paziente, perché l'abitudine della componente medica è consultare, non codecidere, mentre invece la codecisione sarebbe a prescindere dalla formula organizzativa che si adotta. Questo a me sembra un punto, la scoperta, tra virgolette, di questi mesi in Regione Lombardia, con un'evidenza, almeno per me, e con un'estensione di questa affermazione, quale ampiezza di soggetti sia necessario per curare realmente una persona, che a prescindere possiamo andare a definire come perno, come bersaglio, anche in Calabria. Dopodiché la forma attuativa dipende veramente da tantissime cose, dalla situazione di partenza, dalle condizioni, però la disponibilità a codecidere sul paziente mi sembra che sia una componente fondamentale. Gli dico due cose sul tavolo. Allora, è evidente che partiamo da realtà che sono completamente diverse, devo dire da turista, perché poi sempre con l'occhio malato del medico al di là del ruolo. In regioni del sud, quelle un po' che anche lei ha citato, sicuramente rispetto a realtà nostre c'è ancora una tenuta sociale, ambientale che noi non abbiamo più, no? In realtà più mi colpiva molto, le devo dire, in tanti paesi, io adoro la Sicilia, in tante zone della Sicilia vedere che oltre che la famiglia, insomma, no, che ha tutte delle caratteristiche particolari, esistono ancora circoli, cioè esistono una serie di elementi che non rivedo più in Toscana, piuttosto credo che in Lombardia o in altre realtà, e questo tutto sommato continua ad essere un ammortizzatore sociale non banale. Sul livello nazionale, facendoci parte come Toscana, c'è un soggetto che monitora in modo puntuale, tant'è che sono tutte regioni in piano di rientro queste. Come sapete, il piano di rientro, per chi non lo sa, non è solamente legato a problemi economici, quindi economico-finanziari, ma può essere che delle regioni vanno in piano di rientro perché uno degli adempimenti dei LEA, dei livelli essenziali di assistenza, non viene corrisposto, cioè quindi non viene adempiuto. Tra
i capitoli che fanno parte di questo intero mondo, c'è l'area ospedale, quindi con tutta una serie di indicatori, l'area prevenzione e c'è tutto il mondo della territorialità, diciamo così, e quindi che dovrebbe gestire la cronicità. Tra l'altro oggi con il nuovo sistema di garanzia che stiamo sperimentando si diventa molto puntuali, addirittura il tavolo LEA non solo entra nel merito di quanto te regione sei brava nell'erogare i volumi, no? Perché si sono accorti giustamente che puoi arrivare allo standard previsto perché magari un'area del tuo territorio è molto avanti ed altre sono molto indietro, ma andrà il nuovo sistema di garanzia a valutare anche quanto questo è equamente diffuso come servizio all'interno della regione. Questo è importante. Quindi c'è un sistema, poi è chiaro, queste regioni sono tutte in piano di rientro e sono continuamente in adempienza, però c'è un sistema, devo dire, molto qualificante. Io sono rimasta, lo vivevo da esterna, ora che ne sono di lei, sono rimasta molto, sono più le regioni che non vogliono applicare il nuovo sistema di garanzia, ma non quelle del sud, paradossalmente, non quelle del sud, non quelle che sono già in piano di rientro, quindi credo che questo sia importante. Come credo che i modelli che abbiamo citato sono diversi, in alcuni casi più simili, noi siamo le case della salute sono partite da noi, ci sono come ci sono le AFT. Una cosa importante è che il territorio deve esistere, il territorio non sono solo medici di medicina generale, sono case della salute, sono le RSA, sono gli ospedali di comunità, sono gli hospice, sono l'ex articolo 26, quindi tutta la riabilitazione territoriale, cioè il territorio ha una sua fisionomia, se no esiste solo l'ospedale, quindi e il medico di medicina generale da solo, non è possibile. Io ho condiviso in tutto quello che lei ha detto, è vero che al sud la maggior parte delle regioni sono commissariate, lo sappiamo tutti. Però abbiamo la fortuna che esista ancora quella solidarietà familiare e non solo, che molto probabilmente ci aiuta ancora su questo, ma non può bastare, perché c'è bisogno di un sistema sanità uguale da Bolzano fino a Canicattì, con le differenze che ci sono, è normale, con le differenze territoriali, con i sistemi organizzativi, però non ci possono essere cittadini di serie A e di serie B. Cittadino ha bisogno di salute e ha bisogno di avere delle risposte e molto probabilmente se tutti quanti noi, come abbiamo fatto oggi, facciamo la nostra parte, qualche cosa in più la potremmo fare e potremmo dare quelle risposte che i cittadini si meritano. Noi come infermieri qualche anno fa, a memoria, ma non mi ricordo nemmeno, ma qualche anno fa abbiamo stretto un patto con i cittadini e lo continuiamo a rispettare. Bene, io credo che ormai l'ora sia abbastanza tarda e vedo che il pubblico comincia ad andare alla fame, l'ipoglicemia in termini tecnici comincia a chiedere il suo tributo. Io per concludere credo di poter dire una cosa che comunque è venuta fuori da tutti gli interventi di oggi. Uno, che la cronicità è un problema con cui saremo sempre più confrontati. Due, che questa cronicità comunque ha bisogno di soluzioni complesse, se mi permettete l'estrema sintesi. Mi piaceva molto la parola comunità che diceva Marco Trivelli prima, che significa tutti sullo stesso piano, avendo un obiettivo che è quello, secondo me fondamentale, che è quello della relazione con una persona che incidentalmente è un paziente. Questo lo dico perché, vabbè, anche esperienza personale, magari 40 anni fa mi capitava di dire a un paziente che arrivava: lei ha la pressione alta, adesso prenda questa pillola e siamo tutti a posto. Oggi come oggi, dopo 40 anni di lavoro, mi accorgo che invece il problema è far capire a quella persona che avrà il problema di confrontarsi con una malattia per 40 anni successivi, quali sono i passaggi migliori e soprattutto
come potrà vivere questa esperienza al meglio, perché di esperienza comunque si tratta. Questo credo che sia la questione. Io credo che le professioni riunite attorno a questo tavolo sul pezzo ci siano e che quindi si tratti di un lavoro su cui andare avanti. E dico l'ultima cosa, probabilmente in questo, ed è già venuto chiaro da intervento come quello di Cosimo di prima, in un posto in cui non c'è una guardia medica qualcuno ha pensato di fare qualcosa. Questo sarà sempre, io credo, una questione fondamentale, perché non possiamo pensare che lo Stato risolva tutti i problemi. Questo non voglio arrivare a usare un termine molto caro in queste aule, che è quello della sussidiarietà, però il problema è questo, cioè oggi come oggi ci deve essere un'alleanza tra professionisti e pazienti per arrivare a degli obiettivi che possono essere benissimo anche quelli di un sistema integrato in cui delle risorse del pubblico e del privato sono canalizzate a un risultato comune, che è quello del miglior trattamento possibile per il paziente. Con questo concluderei la parte dell'intervento. A me come moderatore rimane un ultimo compito, che è quello di dirvi quali sono i prossimi appuntamenti qui presso l'area salute. Alle 15 oggi pomeriggio malattie croniche e ambienti di lavoro, e alle 16 un incontro sulla mostra importantissima di Cicely Saunders, questa infermiera che ha avuto un ruolo importantissimo nel definire qual è la corretta relazione di cura. Quindi questi sono due appuntamenti direi imperdibili. Vi ricordo inoltre che qui presso l'area salute tutti i giorni è possibile avere consulti medici gratuiti, e per questo esiste un desk di informazione. Ultimo, ma non meno importante, l'avviso sull'autofinanziamento del meeting. Sapete che il meeting è una cosa che vive in totale gratuità dei contributi sia dei volontari, degli sponsor, eccetera. Ognuno di noi può fare il suo da questo punto di vista, e quindi lungo tutta la fiera troverete delle postazioni dona ora, dove potrete offrire il vostro piccolo contributo alla riuscita di questa edizione e anche delle prossime. Grazie a tutti e alla prossima.